10 abitudini imprevedibili per dimagrire senza dieta ed esercizi. Riuscire a perdere i chili di troppo è una vera lotta. Chi ha voglia di fare ore e ore di esercizi noiosi e ripetitivi mentre al contempo prova a seguire diete di ogni genere che non danno mai i risultati sperati? Sembra proprio il momento di provare qualche metodo alternativo, forse anche un po' strano, qualche idea per togliersi di dosso i chili in più una volta per tutte. Ma in che senso strano? Beh, ad esempio annusare mele prima di mangiarle, o cambiare il colore dei piatti. Ti sembra strano, eppure sono metodi testati e provati. Se ti interessa saperne di più su questi e altri metodi poco ortodossi ma efficaci per dimagrire, continua a guardare. Ma prima di tutto, ti ricordi del tasto iscriviti del nostro canale? Abbiamo ogni tipo di video utile e interessante, e ogni giorno ne mettiamo di nuovi. Cosa aspetti? Clicca sul tasto per iscriverti e abilita anche le notifiche per non perderti nessuna delle novità del lato positivo. Benissimo, ora è il momento di cominciare la nostra lista, con il numero 1. Bere acqua a orari fissi. Lo so, lo senti dire in ogni dove, eppure c'è un motivo reale per cui tutti quanti ti ripetono sempre di bere più acqua. Aumentare il consumo di acqua è uno dei metodi più semplici ed efficaci di perdere i chili di troppo. L'acqua infatti aiuta a bruciare più calorie e a ridurre l'appetito. Il difficile però è ricordarsi di farlo. Bisogna rifornire l'organismo della dose di H2O di cui ha tanto bisogno. Ma niente paura, ti guardiamo alle spalle per darti una mano. Eccoti un semplice regime da seguire per assicurarsi di bere la giusta quantità di acqua ogni giorno. Bevi 2 bicchieri di acqua e limone al mattino per risvegliare l'organismo, idratare lo stomaco ancora vuoto e accelerare il metabolismo. Bevi 1 bicchiere prima di pranzo, verso le 11, ti aiuterà a diminuire l'appetito. Dopo pranzo, bevi 2 bicchieri d'acqua che aiuteranno la digestione. Alle 4 del pomeriggio, bevi ancora per la giusta idratazione tra pranzo e cena. Importantissimo idratarsi anche all'ora di cena, o dopo, per aiutare l'assimilazione del cibo e per alleggerire il lavoro dello stomaco. 2. Annusa mele verdi o banane prima dei pasti. Hai capito bene, non mangiarle, annusale soltanto. Può darsi che la trovi un'idea ridicola, eppure annusare banane o mele prima dei pasti principali terrà sotto controllo la fame, facendoti mangiare meno del solito. Si tratta di una tecnica sostenuta scientificamente dal dottor Alan Hirsch, neurologo e direttore del Centro Ricerca per i Disturbi dell'Alimentazione di Chicago. La sua ricerca ha coinvolto 3.193 volontari, tutti sovrappeso, da lui istruiti ad annusare banane, mele verdi e menta piperita ogni volta che si sentivano affamati. 6 mesi dopo, alcuni dei soggetti avevano perso fino a 45 kg. Che ne dici? Vorrai comprarti delle mele solo da annusare? 3. Accendi una candela alla vaniglia prima di cena. Anche questo ti sembrerà assurdo. Dopotutto la vaniglia la si associa a gelati e dessert di vario tipo, ma uno studio ha scoperto che l'odore della vaniglia fa miracoli nell'aiutare a dimagrire. Infatti attiva varie reazioni chimiche nel cervello che ti faranno sentire meno la fame. In particolare terranno sotto controllo la voglia di dolci, almeno stando a quanto afferma la dietista Catherine Collins, che ha condotto lo studio. Se vorrai provarci, compra cerotti aromatizzati o candele profumate da accendere prima di cena. In aggiunta, il tutto darà anche un'atmosfera più gradevole e serena attorno a te mentre mangi. 4. Fotografa quello che mangi. Ora ti daremo una ragione in più, e davvero valida, per caricare foto dei piatti che stai per mangiare da condividere con tutti sui social. Ma come può una semplice foto far diminuire le cifre sulla bilancia? Beh, mentre cercherai di fare la miglior foto possibile per far venire l'acquolina a tutti sui social, non potrai fare a meno di notare il tuo cibo in ogni dettaglio. È proprio questo il punto. Ti fermerai quell'attimo necessario a renderti conto di cosa stai per mangiare. Se guarderai foto in sequenza di fette di pizza, hamburger o altri alimenti colmi di grassi o conditi con chissà cosa, magari ti sarà di incentivo a cambiare le tue abitudini e iniziare a mangiare più sano. 5. Compra piatti di colore blu. Se ti circonderai del colore blu, ad esempio mettendo carta da parati blu o mangiando usando piatti blu, vedrai che dimagrirai velocemente. Uno studio, infatti, ha notato che il blu è un colore che sopprime l'appetito, ovvero ti farà sentire meno i morsi della fame. I colori da evitare, invece, sono di sicuro il rosso, il giallo e l'arancione, che come avrai notato sono i colori usati da tutte le catene di fast food, ad esempio. Questo proprio perché stimolano l'appetito e invogliano a mangiare di più. Usa inoltre piatti più piccoli. Hai presente come da piccolo la mamma ti insegnava a pulire il piatto fino all'ultima briciola?
Benissimo, puoi farlo senza problemi e mangiare di meno, usando piatti più piccoli. Un piccolo trucco per ingannare il tuo cervello. 6. Mangia uova a colazione e cibi piccanti a pranzo. Moltissimi studi nel corso degli anni hanno ribadito che mangiare uova a colazione aiuti a dimagrire più velocemente. Non solo le uova sono a basso contenuto calorico, sono anche nutrienti e saziano a lungo, perciò non sentirai la tentazione di fare altri spuntini fino a pranzo. Oltretutto sono anche ricche di vitamine A, D, E e B12, e anche di proteine, zinco e ferro, tutte cose per cui gli esperti consigliano le uova come alimento ideale. Se a questo piccolo trucco unirai anche un pranzo condito da salse o spezie piccanti, non tutti i giorni però, il tuo metabolismo accelererà, aiutandoti a tornare al tuo peso forma molto più rapidamente. Le salse piccanti contengono ingredienti a base di capsaicina, una sostanza che sopprime la fame e stimola il senso di sazietà. Se però non ti piace mangiare piccante, andrà bene lo stesso limitarsi solo alle uova. 7. Pensa a nuove sfide capaci di motivarti di più. Siamo onesti, fare esercizio e fare attenzione a cosa si mangia è davvero faticoso, oltre ad essere incredibilmente noioso. Prova quindi a modificare la tua routine di allenamento o la tua dieta aggiungendo qualche sfida più originale e rendendo tutto così più divertente. Ad esempio, fai 10 flessioni per ogni patata mangiata a cena, o fai su e giù per le scale 5 volte per ogni merendina che vuoi concederti. Ti divertirai e brucerai un bel po' di calorie senza nemmeno farci caso. 8. Dormi in una stanza fredda. Sai, puoi dimagrire anche mentre dormi. Anzi, non c'è niente di più facile. Il trucco è far stare il tuo corpo al freddo, cosa che stimolerà l'organismo a produrre più calore, bruciando più calorie. Vedi, niente di più facile. A supporto ci sono studi dell'Istituto per la Salute Pubblica degli Stati Uniti. Secondo le loro ricerche, dormire in una stanza fredda può attivare e aumentare il tessuto adiposo bruno, che a sua volta accelera il metabolismo. Segui scrupolosamente questa abitudine, magari coprendoti solo con un lenzuolo o dormendo senza vestiti. Qualche brivido varrà pur quelle taglie in meno che otterrai. 9. Mastica piano e con attenzione. Tendiamo tutti a ingozzarci velocemente per via della fretta, specialmente nelle pause di lavoro o scuola. È stato provato però che se si mangia più lentamente e impiegandoci più tempo, si potrà perdere peso più facilmente. Il tutto si basa su uno studio del Dipartimento per la Cura e il Management della Salute Pubblica alla Facoltà di Medicina dell'Università di Kyushu. Il punto è che masticare lentamente e con cura darà al cervello il tempo per capire che lo stomaco è pieno. Questo a sua volta ti farà mangiare meno. Idealmente dovresti impiegare 20 minuti per finire un pasto. Goditi quello che mangi e ogni morso sarà anche un aiuto. 10. Bevi ogni giorno un bicchiere di vino. Esatto, amiche e amici. Sappiate che uno studio condotto dall'ospedale Brigham e la facoltà di medicina dell'università di Harvard ha rivelato i vantaggi che bere un bicchiere di vino al giorno comporta nel dimagrire più velocemente. Basta non esagerare però, perché lo stesso studio ha notato che chi beve più di 2 bicchieri di vino al giorno fa molta più fatica a perdere peso di chi non beve affatto o riesce a limitarsi a 2 bicchieri. Se siete maggiorenni allora, salute e buon dimagrimento! Conosci altri metodi inusuali per dimagrire che tutti possono includere nella loro routine quotidiana? Dici tutto nella sezione commenti qui sotto. Se hai imparato cose utili in questo video, ricordati di darci un like e di condividere tutto con i tuoi amici. Iscriviti e resta qui con noi, siamo il lato positivo della vita!